And given now that 98% of pubertal children progress from so called puberty blockers to opposite sex hormones. And thus, starting them on puberty blockers is putting them on the road to uh, opposite sex hormones and to surgery. Uh, services submit, indeed, encourage submission to powerful politicized lobbies who often are very closely um, involved. In the service, such as Mermaids and Stonewall. And the staff had a great fear of being called transphobic. This closed down space for thought, doubt, and exploration. Um, many staff, uh, there, there were staff who were taken off cases because they were worried that the child was gay. And uh, they were told that they were just causing difficulties and were taken off the case. Bentornati nel mondo nuovo 2.0. È recentissima la storica decisione dell'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale Inglese, di interrompere definitivamente la somministrazione di farmaci bloccanti della pubertà per i minori di 18 anni, eccetto che per scopi di ricerca clinica. Questa decisione è la prosecuzione di una serie di vittorie, se così le vogliamo chiamare, del movimento contrario alla medicina di genere per minori nel Regno Unito. Nel 2022 è stata annunciata infatti la chiusura del servizio JITS, Gender Identity Development Service, della clinica Tavistock, unico centro pubblico per le transizioni minorili del paese. La chiusura, prevista per la primavera 2023, è stata infine rimandata alla primavera di quest'anno. Alla Tavistock bambini e adolescenti che dichiarano di soffrire per una presunta incongruenza tra il loro sesso biologico e l'identità percepita vengono trattati da diversi anni con bloccanti della pubertà, interventi chirurgici e terapie ormonali. L'approccio seguito dalla stragrande maggioranza dei professionisti del JITS è infatti quello affermativo perfettamente in linea con gli attuali standards of care della WPATH, di cui abbiamo parlato nel video precedente. Ecco, per capire bene come l'NHS abbia deciso di interrompere la somministrazione dei bloccanti per i minori disforici, bisogna conoscere bene la storia del centro GITS. Della storia della fondazione Tavistock and Portman più in generale parleremo verso la fine del video, ma ora concentriamoci più nello specifico su cosa è stato il GITS e su quali fatti hanno condotto al suo smantellamento. Nel 1989 la clinica Tavistock, dopo essersi occupata di bambini e adolescenti fin dagli anni 40 e 50, fonda un nuovo centro dedicato ai problemi dell'identità di genere, il GIDS, che come abbiamo detto sta per Gender Identity Development Service, servizio per lo sviluppo dell'identità di genere. Le redini del GIDS sono fin da subito in mano allo psichiatra italiano Domenico Di Ceglie. Nel Corso degli anni 90 la maggior parte dei pazienti è costituita da ragazzi dall'aspetto femminile, con cui di applicava l'approccio del cosiddetto watchful waiting, la vigile attesa. Questo approccio, basato su una terapia esplorativa che cercava di capire quale fosse la fonte del disagio verso il proprio corpo sessuato, riconosceva che anche se alcuni di questi ragazzini sarebbero effettivamente diventati adulti transessuali, la stragrande maggioranza dei casi si sarebbe in realtà risolta durante la pubertà. Il watchful waiting viene però ben presto sostituito da un altro approccio, all'apparenza ben più pratico ed efficace, il blocco della pubertà. Nel 1996 due endocrinologi olandesi pubblicano uno studio sulla somministrazione di farmaci bloccanti della pubertà. Da questo studio si sviluppa quello che poi venne conosciuto come protocollo olandese, di cui abbiamo parlato nel video sulle transizioni dei minori. Questo nuovo protocollo di cura basato appunto sulla somministrazione dei bloccanti viene accolto con grande entusiasmo da gruppi di pressione transattivisti come Mermaids, un sedicente gruppo di tutela di bambini trans. Gruppi come Mermaids diventano nel tempo molto influenti al GITS e fanno talmente tanta pressione che nel 2011 il nuovo direttore del GITS, Polly Carmichael, autorizza in fretta e furia l'uso dei bloccanti. Nel 2014 l'età per assumere questi farmaci viene abbassata da 16 a 11 anni. Nel frattempo però dobbiamo ricordare due cose molto importanti. In primo luogo, a partire dal 2009, anno in cui il GITS passa sotto controllo del Sanitario nazionale inglese, assistiamo ad un aumento esponenziale dei casi di minori disforici che cercano aiuto alla Tavistock. Citando direttamente dal sito del GIZ, se nel 2011-2012 c'erano 210 casi presi in carico, Dieci anni dopo, nel 2021-2022, erano addirittura 3.585. In secondo luogo, dobbiamo ricordare che questo spropositato aumento della domanda presenta anche un'altra differenza rispetto al passato. Se prima infatti a rivolgersi al centro erano per la maggioranza maschi, ora il 70% delle richieste è avanzato da pazienti femmine. In particolare, sempre consultando i dati dello stesso GIZ, notiamo un aumento notevole di ragazze e adolescenti. Stiamo parlando di un incremento del più 5.000% in 7 anni. Come abbiamo spiegato in altri video, questi numeri sono stati oggetto di studio fin dal 2018 grazie alla dottoressa Lisa Littman e alla giornalista Abigail Schreier. Le quali sono state tra le prime ad indagare su questo nuovo fenomeno della transidentificazione improvvisa in età adolescenziale per le giovani ragazze. Fenomeno per cui Littman ha coniato il nome di Rogd, disforia di genere a esordio rapido. Stiamo parlando di ragazze adolescenti che presentano all'improvviso un'identità trans durante l'adolescenza senza aver mai dato alcun segno di disforia durante l'infanzia. Spesso queste ragazze presentano anche altre problematiche come disturbi alimentari, ansia, depressione, traumi, autismo e spesso anche un'omosessualità non accettata. È da questa nuova demografia che oggi emergono i detransitioners, coloro che si pentono della propria transizione. Ed è proprio grazie a una detransitioner che qualche anno fa nel Regno Unito si è iniziato a mettere pubblicamente in discussione l'operato della Tavistock nei confronti dei suoi pazienti minorenni. Nel 2020 Kira Bell, una giovane donna lesbica a cui la Tavistock aveva somministrato bloccanti della pubertà a 16 anni fa causa alla clinica. Da adolescente Kira aveva iniziato a identificarsi come maschio ma a detta sua la disforia era in realtà sintomo di qualcosa di ben più profondo. Kira aveva infatti una storia familiare molto complicata e soffriva di ansia e depressione. Il fatto che fosse molto mascolina e che si fosse poi scoperta lesbica l'aveva portata a credere di essere in realtà un uomo. La Tavistock si era subito affrettata ad affermare la sua identità, prescrivendole bloccanti della pubertà e testosterone. In seguito Kira si è anche sottoposta a mastectomia per rimuovere definitivamente i suoi seni, ma ad un certo punto si è pentita e si è resa conto di essere semplicemente una donna lesbica. A quel punto però Kira aveva la voce da uomo, peluria sul viso, genitali atrofizzati e seni rimossi. Inizialmente la corte britannica dà ragione a Kira decretando che pazienti così giovani, quindi adolescenti, non sono in grado di dare un vero e proprio consenso informato per questi trattamenti, che hanno effetti permanenti sul corpo e sulla psiche. Nel 2021 però la Corte d'Appello ribalta parzialmente questa sentenza passando la palla ai medici. Secondo questa nuova sentenza infatti spetta ai dottori e non ai giudici stabilire se i minorenni sono abbastanza maturi per conoscere le conseguenze di una transizione sessuale. La decisione spetta dunque ai professionisti. Ma se questi professionisti seguono un approccio ideologizzato e acritico come quello affermativo, come possono fornire una cura adeguata e personalizzata per i loro giovanissimi pazienti? Se ascoltiamo le voci dei Whistleblowers che hanno lavorato alla Tavistock. Ci rendiamo conto che lo staff del JITS, che ricordo era letteralmente oberato di casi, lavorava in maniera approssimativa, per tentativi e senza seguire alcun protocollo comune. La psicologa clinica Kirsty Kirstie Entwistle descrive il lavoro alla Tavistock utilizzando l'espressione ciechi che guidano altri ciechi. Lo psicoterapeuta Anastasis Spiliadis conferma, raccontando che ognuno procedeva con il proprio. Metodo. C'era chi esercitava una psicoterapia rigorosa e chi invece prescriveva bloccanti della pubertà alla prima sessione a pazienti psicotici. Alcuni colleghi, spiega, erano membri di gruppi di pressione trans come Gendered Intelligence, gruppi dichiaratamente contrari alla psicoterapia in quanto considerata una forma di gatekeeping. Entwhistle racconta anche che il follow up sui pazienti, che in 5 casi su 6 erano ragazze, molte di queste con tratti autistici, era inesistente e ogni preoccupazione sollevata da un collega veniva tacciata di transfobia. Alcuni colleghi citavano l'odio verso le mestruazioni e atteggiamenti tipicamente mascolini come prova che giovani ragazze dovessero assumere ormoni del sesso opposto. Spiliadis in seguito ha studiato a fondo questa nuova demografia di ragazze disforiche, confermando problematiche comuni come isolamento sociale, relazioni familiari difficili, autismo, disturbi alimentari cronici e rifiuto della propria omosessualità. A tal proposito, Spiliadis racconta di come alcuni medici gay del GITS ad un certo punto avessero iniziato a sollevare le loro preoccupazioni, perché anche loro in realtà da ragazzini avevano sperimentato fasi disforiche in quanto giovani ragazzi effeminati o lesbiche mascoline butch. Le loro testimonianze però venivano sminuite come irrilevanti o addirittura transfobiche. La direttrice Polly Carmichael continuava a dire di non fare domande, spostando la colpa su chi sollevava il problema. Preoccupati per questa medicalizzazione di persone che poi si sarebbero probabilmente rivelate semplicemente omosessuali, nel 2018 dieci professionisti del JITS si rivolgono al dottor David Bell, psichiatra, psicoanalista e responsabile del personale della Tavistock, dove aveva lavorato nei servizi di disforia per adulti per più di vent'anni. David Bell è uno di quei professionisti che paragonano le transizioni minorili alle lobotomie del XX secolo, proprio come era stato sottolineato nei WPET Files di cui ho parlato nello scorso video. Bell sostiene inoltre che l'esistenza stessa del trattamento crei la malattia. Persone che vent'anni fa sarebbero state anoressiche, autolesioniste o con personalità borderline, oggi sono transgender. I problemi sono simili, ma vengono interpretati secondo la lente della cultura attuale. Nel 2018 Bell pubblica un report in cui espone le preoccupazioni sue e dei colleghi, denunciando l'operato del Giz. Dopo aver pubblicato il report rendendosi a tutti gli effetti un whistleblower, David Bell viene minacciato di azioni disciplinari e infine, nel 2021, decide di rassegnare le dimissioni. Già due anni prima si era dimesso il dottor Marcus Evans, uno dei governatori della Tavistock e whistleblower della prima ora insieme alla moglie Susan. Evans, che aveva lavorato per la Tavistock per ben 35 anni, ad un certo punto aveva condiviso le preoccupazioni dei colleghi, convinto che la clinica avesse preso una direzione contraria alla salute dei minori. E arriviamo al 2022, anno in cui viene pubblicata la Cass Review, un'inchiesta di revisione indipendente condotta dalla dottoressa Hilary Cass, consulente pediatrica ed ex presidente del Royal College of Pediatrics and Child Health. La Cass Review valuta L'approccio affermativo e medicalizzante portato avanti dal GIZ come inadeguato e privo di basi scientifiche. La retorica secondo cui il blocco della pubertà sarebbe un pulsante di pausa per dare ai bambini tempo di decidere viene aspramente criticata, poiché gli studi disponibili indicano invece che questi farmaci sono in realtà il primo passo verso un percorso di medicalizzazione permanente. Si incoraggiano i professionisti del settore medico dunque a non applicare esclusivamente un approccio affermativo e soprattutto a considerare eventuali altri fattori che potrebbero influenzare la disforia. Poco tempo dopo la pubblicazione del documento, un migliaio di famiglie con figli trattati alla Tavistock minaccia azioni legali nei confronti della clinica, ma ad oggi non sono stati ancora resi pubblici eventuali sviluppi. L'accusa verso la clinica era quella di negligenza e mala sanità. I figli di queste persone erano infatti stati sottoposti a medicalizzazione affrettata e spesso con diagnosi errate. Già nel 2021 la Quality Care Commission aveva valutato il servizio offerto dal JITS come inadeguato, ma la revisione della dottoressa Cass, che vi linko nel primo commento insieme alle altre fonti, è la conferma definitiva. Poco dopo la pubblicazione della CAS Review, l'NHS decreta la chiusura del JITS, stabilisce l'apertura di nuovi centri regionali e indica, almeno sulla carta con nuove linee guida, un approccio più cauto e meno affermativo nel trattamento dei minori disforici, con enfasi sulla psicoterapia piuttosto che sulla medicalizzazione immediata. La chiusura della Tavistock, se da una parte può sembrare una vittoria, dall'altra pone un altro problema. Diversi ex esperti della Tavistock infatti hanno aperto una clinica privata chiamata Gender Plus, la quale offre gli stessi servizi per le transizioni minorili, ma senza la possibilità di essere controllati dall'NHS, in quanto appunto servizio privato. Alcuni si chiedono se non siamo di fronte al classico caso del chiudo da una parte e riapro dall'altra. Ma in ogni caso, la recentissima e storica decisione dell'NHS di interrompere la somministrazione di bloccanti della pubertà ai minori disforici può far ben sperare, almeno gli inglesi. E quindi questa era, molto in sintesi, la storia del JITS dalla sua fondazione alla sua chiusura. Ma ora vorrei fare un piccolo passo indietro per scavare nel passato della Tavistock, perché la sua fondazione e le sue attività passate sono estremamente interessanti. Nel 1920 a Londra viene creata la Fondazione Tavistock ⁇ Portman, considerata il ramo psichiatrico dell'impero britannico. L'obiettivo della fondazione era innovare la prassi psichiatrica per influenzare con successo il comportamento umano, attraverso un mix di teorie freudiane e comportamentismo pavloviano. Negli anni 20, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la clinica Tavistock diventa il principale centro per la ricerca sui traumi da shock. I tentativi sono quelli di ricreare un trauma da shock simile a quello subito durante combattimenti e bombardamenti al fine di indurre sostanziali cambiamenti nella personalità degli individui. Lo scopo era stabilire, sotto il controllo dell'ufficio della guerra psicologica dell'esercito britannico, quale fosse il punto di rottura dell'uomo in condizioni di stress. Durante la seconda guerra mondiale, le ricerche della clinica si concentrano in particolare sulle tecniche per provocare il panico. Sarà interessante per voi sapere che tra gli anni 30 e 50 la Tavistock veniva finanziata dalla Macy Foundation e dalla Rockefeller Foundation, entrambe promotrici di progetti eugenetici e di ricerche sulla scienza della razza. Attraverso l'operato della Tavistock sostanzialmente queste due ricchissime fondazioni finanziavano ricerche sul lavaggio del cervello. Nel 1947, la Rockefeller Foundation finanzia anche la creazione del Tavistock Institute of Human Relations, quello che in seguito venne conosciuto semplicemente come Tavistock Institute. Con la clinica Tavistock collabora frequentemente anche il biologo Julian Huxley, fratello dello scrittore del Mondo Nuovo Aldous Huxley. Julian, oltre a essere il primo direttore generale dell'UNESCO, era un eminente eugenista, nonché presidente della Britanska evgenika. Nel 1957 Julian Huxley conia il termine transumanesimo, che per lui significava che la specie umana fosse in grado di trascendere se stessa, migliorarsi, evolversi in qualcosa di più. E questo ovviamente grazie alla scienza. Il fine ultimo della ricerca scientifica per Huxley era infatti la gestione ottimale delle masse, il che avrebbe permesso la realizzazione di una società giusta e pura. Una società resa perfetta dall'eugenetica e dalla manipolazione mentale viene descritta nel romanzo di Aldous Il mondo nuovo. Per approfondimenti sul libro rimando al mio video dedicato, ma qui ci limitiamo a ricordare che nel mondo nuovo le persone sono ingegnerizzate per ricoprire un determinato ruolo e per pensare e agire in un determinato modo e sono felici così, non si ribelleranno mai al totalitarismo tecnoscientifico in cui vivono, perché ne sono loro stessi il prodotto. Nel romanzo distopico di Aldus si realizzano dunque le speranze di Julian, la completa sottomissione e dunque perfetta gestione delle masse attraverso una società globale dominata dalla scienza e dalla tecnologia. Uno degli aspetti più interessanti del mondo nuovo, a mio parere, è che per realizzare la loro società perfetta e scientifica, senza malattie, né guerre, né crimine, gli ideologi avevano dovuto creare un nuovo tipo di essere umano. Per diventare dei perfetti automi da etero dirigere, infatti, gli esseri umani dovevano perdere tutto ciò che li rendeva umani: le emozioni, l'amore, la famiglia, il senso del bello, l'arte, la letteratura, la storia, la religione e così via. In poche parole, per essere perfetta, l'umanità doveva essere svuotata di tutto ciò che la rende tale, di tutto ciò che rende gli esseri umani umani. Ma ora torniamo alla nostra tavistock, perché perfino nel mondo nuovo dove l'essere umano ha perso tutto ciò che lo rende umano, tutti avevano in realtà ben chiaro che cosa fosse un uomo e che cosa fosse una donna. Ora invece, come ben sappiamo, un uomo è chiunque si identifichi come un uomo, anche se di sesso femminile, e una donna è chiunque si identifichi come una donna anche se di sesso maschile. Nemmeno nel mondo nuovo esistevano i fluidi, i non binary, i gender fluid, i genderless eccetera eccetera. La filosofia che ha animato l'operato della Tavistock con i minori cosiddetti transgender si basa sulla dissociazione dell'identità personale da quella che è la realtà oggettiva e questo è un punto molto importante perché la filosofia transumanista e quella transgender condividono l'idea secondo cui la biologia umana è qualcosa di modificabile, di alterabile di plasmabile per soddisfare quelli che sono i desideri della mente siano questi cambiare sesso o aumentare ad esempio la propria intelligenza con le biotecnologie l'imperativo in ogni caso e lo si vede bene nel mondo nuovo è condizionare le menti delle persone fin dalla più tenera età Pio sono e meglio assimileranno in nuovo paradigma. Welkom bij Gewoon Bloot. In Gewoon Bloot gaan volwassen mensen geheel uit de kleren zodat wij er wat van kunnen leren. Deze kinderen uit groep 7 en 8 mogen aan hen alles vragen over hun blote lichaam. En vandaag hebben we als gasten transgenders. Het gaat echt om het gevoel wat je van binnen hebt. Ja, en dat gevoel daar, dat kan je gewoon hebben, maar daar kan je ook iets mee doen. Zoals ik ook een operatie heb gedaan, mm -hmm. maar je kan ook transgender zijn en uh, geen operaties uh, ondergaan. Ik zie heb ik wel wat in mijn broek, maar ik, ben, ik heb nog steeds een een vulva en daar voel ik me niet prettig bij en vandaar dat ik dan passeer in mijn boxer met mijn pekker erin. Vaginaplastiek. en wat betekent dat? Dat je dus zeg maar van het mannelijke slag, um, ja je laat het dus ombouwen naar vrouwelijke geslacht. Op het eerste moment denk je "Huh?" En op het tweede moment denk je: oh dat is eigenlijk best normaal. Ja, eigenlijk gewoon heel normaal. Dus het is niet alleen ja, per se alleen klopt. man, man, en vrouw, vrouw. Uh, uh, daartussen zit gewoon ontzettend veel. Na, da, nadat je een operatie hebt gehad. Anne-Christ, uh, hoe voel je dat? Uh, ken je het woord euforisch? Nee. Oké, okay, dat is echt heel blij. Echt heel blij. Ik werd wakker en ik wist dat ik geen borstje meer had. Dat Plaats era het het was waar ik altijd heb gewild mi me van binnen vol. Ik was echt tot plafond eh, zeg maar door plafond vrolijk come Een soort van dat je vliegt. Ja. Ja, en dan gewoon super blij en dat Dat misschien... Maar il condizionamento universale dell'infanzia e le altre tecniche di manipolazione e di controllo sono cose dell'avvenire e dovranno attendere le prossime generazioni. Aldous Huxley. Ritorno al mondo nuovo. 1958. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al canale. Per chi avesse piacere di sostenere il canale, in descrizione lascio un link per le donazioni PayPal. Il mio nome è Elisa. Benvenuti nel mondo nuovo 2.0.